Abbiamo subito dei gol evitabili in cui sono stati commessi degli errori, e qui in questo bisogna essere onesti. Capita, non doveva capitare oggi, è capitato, dispiace, perché poi quegli errori hanno compromesso la partita, ma va analizzata in maniera un po' più generale. La fase offensiva nel primo tempo non è stata male, abbiamo fatto, a parte il gol, abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni in cui potevamo andare il gol, e così non è stato. Il secondo tempo, ripeto, abbiamo perso un po' l'equilibrio, abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo innervositi un po' troppo, e poi la fase offensiva, che nel primo tempo non è stata eccellente, è rallentata ancora e non si è riusciti a produrre azioni da gol. So che scotta, siamo i primi a essere dispiaciuti, so che scotta perché i nostri tifosi si aspettavano di più, il nostro presidente si aspettava di più da noi, siamo molto delusi da noi stessi. Detto questo, la cosa peggiore che possiamo fare è mollare o iniziare a darci le colpe addosso l'uno con l'altro. Dobbiamo solamente lavorare, domani andare al campo e lavorare per la prossima partita.